Buongiorno a tutti. Nell'ambito della rubrica Le persone al centro facciamo oggi un po' la situazione dei contratti, della contrattazione collettiva di Aran. È stato firmato l'ultimo contratto, diciamo, firmato è stato quello dell'istruzione e ricerca, ci ha interessato per più di un anno di trattativa e finalmente siamo arrivati alla conclusione di questo accordo che riguarda 1.232.000 dipendenti, la maggior parte dipendenti del settore della scuola, ma questo è un contratto che riguarda anche personale dell'università, il personale dell'Accademia e Conservatorio e il personale degli enti di ricerca. Devo dire la verità, sugli enti di ricerca abbiamo dovuto fare una coda, nel senso che a settembre, diciamo, si riprenderà la trattativa solo per il personale degli enti di ricerca, perché, diciamo, su quello eravamo un pochino indietro, ma con i sindacati abbiamo condiviso l'opportunità di firmare il contratto per tutti gli altri settori, perché ovviamente erano più di un anno aperte queste trattative. Trattative importanti perché dopo aver erogato i trattamenti economici nel mese di dicembre del 2022, con un accordo che ha anticipato, no, la parte economica, quest'altra ulteriore parte era relativa agli ordinamenti professionali di tutti questi settori, perciò un contratto che innova l'ordinamento professionale nel settore della scuola, nel settore delle accademie e conservatori, nel settore dell'università. Un contratto che per tutto il comparto prevede degli incrementi che vanno intorno ai 110 euro fino a 190 euro medi mensili per i direttori dei servizi generali amministrativi delle scuole. È un contratto dove i docenti hanno un incremento medio di circa 124 euro medi mensili. È il massimo sforzo che si poteva fare dal punto di vista economico. Però, diciamo, siamo soddisfatti del contratto, anche le organizzazioni sindacali sono state molto, molto soddisfatte. Ovviamente, diciamo, dobbiamo chiudere questa piccola appendice che sarà per gli enti di ricerca nel mese di settembre. Un altro contratto dove in realtà non siamo arrivati alla conclusione, non siamo arrivati alla firma, ma molto importante, ve ne ho parlato più volte in questo punto che faccio sui contratti, ed è quello della dirigenza della sanità, dei dirigenti medici e dei dirigenti, diciamo, delle professionalità sanitarie. È un contratto molto molto complicato, riguarda circa 200.000 addetti. Abbiamo cercato di stringere un po' con le organizzazioni sindacali, ma sono rimasti dei temi, diciamo, molto spinosi, che riguardano sì il contratto ma anche le organizzazioni delle aziende sanitarie, in particolar modo gli aspetti che riguardano anche i datori di lavoro, le regioni. Gli aspetti più rilevanti che dobbiamo ancora cercare di risolvere sono quelli dell'orario di lavoro, delle guardie mediche, delle pronte disponibilità. C'è un punto di intesa importante su tutta la parte economica, c'è una condivisione quasi di massima con tutte le organizzazioni sindacali, però ci manca quel quid in più che speriamo alla ripresa, diciamo, nel mese di settembre, di riprendere le trattative e cercare di portarle al termine. Sarebbe un risultato importante per tutto il settore della sanità concludere la tornata contrattuale 2019-2021. Poi il tutto bisognerà vedere, diciamo, di quante disponibilità finanziarie ci saranno a disposizione per i nuovi contratti per il triennio 2022-2024, ma quella è un'altra partita che ne parleremo, come si dice, nelle puntate, diciamo, future. Un saluto a tutti.